Wow, oggi finalmente esaudisco uno dei desideri più reconditi di tutti gli iscritti, visto che un sacco di voi mi scrive: Danny, fai un allenamento delle braccia, porta le braccia. Ok, allora ho detto dai, registriamo un allenamento esclusivo di braccia, quindi bicipiti e tricipiti, e anche se devo essere sincero io non li faccio quasi mai, o perlomeno cerco di infilarli nei gruppi più grossi, quindi che so, petto e schiena. Difficilmente mi faccio delle giornate esclusive per le braccia. Uno, perché magari proprio non è il mio punto debole, e due, perché vedo una migliore risposta con un allenamento di finitura dopo due ore, che ne so, di schiena con i rematori per quanto riguarda i bicipiti, o dopo un'ora e mezza, due ore di spinte per il petto. Ci butto dentro proprio una spolveratina di French press o di push down per quanto riguarda il tricipite, e il gioco è fatto. Io mi trovo meglio così. Comunque, la maggior parte di voi vuole vedere degli esercizi, o per trarne ispirazione, o che per chissà quale feticismo, quindi allenamento di braccia, bicipiti, tricipiti. Ma prima però bisogna fare una cosa importantissima, imprescindibile. Cioè, avete capito cosa c'era di imprescindibile oggi? Guarda, ma guarda che, cioè, adesso di la verità, quanto è bella, meravigliosa, quanto è bella. Questa l'abbiamo ordinata apposta per me, perché l'hanno fatto. No, non è vero, era per tutti, però io sono. Ehi, siccome è un bravo venditore GameStop, questo vuole l'aumento perché è un bravissimo venditore. Guardate cosa mi ha affibbiato. Perfino il controllo militare. Quanto sia un giusto. Madonna, troppo. Il top. Ho dimenticato a casa il cavalletto per la telecamera, e adesso chiedergli a quell'altra di registrarmi mi mangia vivo. Non ho neanche il coraggio di andare di là. Via il dente, via il dolore, bisogna andare d'impatto su certe cose. Ho lasciato a casa il cavalletto, devi registrarmi te oggi. A posto. We'll be right back.
tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. Fantasticissimo! Vi ho fatto vedere una giornata di allenamento dedicata alle braccia, cosa che io non faccio mai, quindi anche un po' merito vostro se alleno le braccia. Allora ragazzi, ci sono due metodi, mi sento di dirvi appunto perché insomma è giusto, per allenare, per far fatta bene una seduta dedicata esclusivamente alle braccia. La prima è quella che abbiamo visto, quella che ho fatto io, che è normalissima, quindi prima, molto canonica, classica, prima un gruppo muscolare a scelta, nel mio caso tricipiti, e dopo si passa ai bicipiti. 3-4 esercizi per l'uno e per l'altro, composti da 4-5 serie, con il loro recupero normalissimo, quindi una serie recupero, dopo recupero va gestito anche in base a quello che cerchiamo e che vogliamo ottenere. Ma quello è un altro discorso. Ed è quella che abbiamo visto. L'altra tecnica invece, che è un po' più proficua dal punto di vista del pompaggio e dell'ego, perché veramente le riempiamo in maniera disastrosa, non ho potuto fare questa ripresa anche se avrei voluto, per il semplice motivo che non ho nessuno che mi riprende e già avrei gli spasmi così, perché veramente, quindi non riuscirei a tenere in mano la telecamera, sarebbe praticamente impossibile. Cercherò di farmi riprendere da qualcuno e di portargli anche questo allenamento. Questo allenamento
che lo so che vi già vi sfitta, perché quando ho detto pompaggio, perché voi siete tutti quelli, vedete, che dopo quando avete finito l'allenamento andate là a fare il... andate a farvi il selfie in bagno, ma ci sta, insomma, che discorsi, è anche questo il bodybuilding, cioè non il selfie, però insomma un po' di ego. Questa tecnica, non voglio, mi fai confondere adesso, vedi che mi ho perso subito nel confondermi. Questa tecnica che racchiude veramente in poco tempo un'esplosione muscolare, perché faremo, aumenteremo la densità e l'intensità gestendo i bicipiti e i tricipiti nello stesso esercizio. Mi spiego, non nella stessa serie, nello stesso esercizio. L'esercizio sarà composto da una serie bicipiti, una serie tricipiti, quindi agonista e antagonista, veramente divertente. Non c'è recupero tra le due serie, il recupero parte alla fine di questo tra virgolette superset. Quindi faccio un esempio classico: curl con bilanciere sagomato, metto subito giù, passo ai tricipiti, un push down. Può anche essere, già che ho il bilanciere sagomato in mano, magari mi metto in piedi con alle spalle una panca piana, mi faccio il mio curl, ok, 8, 10, 12 colpi, appoggio, inverto la presa, mi butto nella panca piana e mi faccio una French press. Da lì parte il recupero. Quindi bicipite, tricipite, recupero. Questo vi permette nel giro di 35 minuti di essere a posto, aver fatto tutto. Vedrete già dopo il primo esercizio, che ovviamente comprenderà, se in questo caso parliamo del curl e French press, comprenderà magari 4 serie composte da 2 microserie, no? Bicipiti e tricipiti, con il loro recupero. Già alla fine del primo esercizio potrete vedere due braccia, oddio, dipende anche da quanto sono le vostre braccia, perché se sono così, dopo magari diventano così. Se invece avete un bel braccio, cazzo, vi si riempie veramente, veramente bene. Detto questo, ragazzi, spero di non aver fatto confusione, perché io mi sono confuso, perché sono pieno di betalanina sopra la testa e sono ancora un po' disorientato. Detto questo, mi metto al lavoro subito sul montaggio, perché sto montando, sono un montatore. No, mi improvviso, infatti i miei video fanno cagare, infatti vedrete. Comunque, vabbè, la musica che sto mettendo fa schifo nell'allenamento, come sempre, in modo da mantenere uno standard veramente basso del canale, come piace a voi.